È giunto il momento del Marina Gioia Book Tag. Questo tag è stato ideato, mi pare, se mi confondo, da Vale e Vale, quindi Book Addicted e Polvere d'Inchiostro. Dovrebbe essere così. Allora, sono 8 punti di una tristezza infinita, più quelle che al lettore, boh, cade tutto, non solo le braccia. Mi vedrete un po' sclerare e cominciamo. Purtroppo ho solamente un libro da farvi vedere. Perché gli altri sono là accatastati e non ho voglia di tirarli fuori. Scusate. No, peraltro alcuni non li ho nemmeno qui. Uno ce l'ha Joe, ma chissà dove l'ha messo. E quindi ho detto no, se mi metto anche a cercarli, ciao. Allora. Punto 1. Marina Gioia da ultimo capitolo. Un libro che avresti preferito finisse diversamente. Qui mi viene in mente Il demone di Junichiro Tanizaki. Ti chiami così, vero? Mi pare di sì. Già quel libro non è lungo, già quel libro è una palla, già quel libro ne ha tante ma tu mi fai penare tot pagine e poi finisci così? Ma non ti vergogni? Non voglio parlare oltre perché quel libro è stato veramente. Tanto ne avevo anche già parlato, mi pare di luglio. In ogni caso, che finale orribile. Che caspita vuol dire? Cioè io dico, vabbè, mi fai penare tanto, ma poi almeno, wow, mi esplodi alla fine, mi fai un finale che, hey, no. Marina Gioia. Marina Gioia sentimentale, due personaggi che vedevi bene come coppia, ma nulla da fare, sono finiti con altri personaggi. Allora, per la verità c'è una sola coppia che mi viene in mente, ma non che sia finita con altri personaggi, semplicemente non è stata accoppiata. Mi riferisco a Luna e Neville. Sono tanto pucciosi insieme, sono così belli, curiosi, unicornosi, arcobalenosi. Perché nonno? Perché? Perché zia Jo? Spiegami. Cioè, io non lo so, allora li shippavo tanto e poi piacevo. Marina Gioia Editoriale, una saga della quale hanno interrotto la pubblicazione in Italia. Allora, non me ne viene in mente nessuna che io abbia lì da leggere, da iniziare a fare disfare. Mi pare. A meno che non si vada nei manga, allora in quel caso è un altro discorso. Però io vorrei sollecitare la pubblicazione del terzo libro della trilogia dei bambini speciali di Miss Peregrine di Anson Briggs. Perché, insomma, vogliamo muoverci a far uscire questo benedetto terzo libro? Ce la vogliamo fare? E poi vorrei sollecitare anche, mi pare, Lunganesi, Lunganesi e Thea, per l'economica e l'ultra economica della trilogia degli Atlanti. Io c'ho lì fermo l'Atlante di Smeraldo, l'Atlante di. Che caspita era? Di Rubino? Boh, non mi ricordo neanche più. Sto aspettando l'Atlante di Tenebra nell'edizione da 6,90 euro. Ce la facciamo? Ce la vogliamo fare? Dai, forza! Poi. 4, giusto? Sì. Ma è una gioia grafica, una saga che all'improvviso è stata pubblicata con una copertina diversa. E qui fulmine 7, ma prima di tutto io vorrei capire una cosa. Perché la casa per bambini speciali di Miss Peregrine, ora che esce il film, è diventata la casa per ragazzi speciali? Questo non lo capisco, però vabbè. Non è un grave cambiamento. Poi io mi domando, Nina è la bambina della sesta luna. Erano usciti 4 libri 256 anni fa, finita lì. Poi hanno voluto far uscire un altro libro, va bene. Poi ne vuoi fare uscire un altro, va bene. Perché mi cambi la cosa dell'ultimo? Perché? Fa cagare in fianco alle altre, fa veramente cagare. È orribile, a parte il fatto che è orribile proprio. Ma, io non lo so. Ma soprattutto quello che io voglio domandare alla Giunti. Trilogia di Eton, scritta da Gordon Magloe. Il primo libro è uscito, mi pare, nel 2011.
aveva questa copertina verde magnifica, magnifica proprio, veramente, in edizione cartonata, stupenda. Dopo 200 anni ce l'avete fatta far uscire il secondo, anche questa è una copertina meravigliosa. Dopo altri 200 anni siete riusciti a finire sta cavolo di trilogia. E voi me la pubblicate così? Io non ho parole. Fa schifo. Cosa mi significa? Io dovrei prendere quei due libri bellissimi, metterli a fianco a questa cosa e vedere questo scempio nella mia libreria. No, no, io non voglio, io mi rifiuto. No, fa schifo. Quindi vedete di pubblicare quel cavolo di libro, questo cavolo di libro anche in copertina rigida, possibilmente con la stessa grafica degli altri due. Grazie. Poi. Ma è una gioia da pompe funebri, un personaggio che amavi ma che poi è morto. Allora, io ho versato lacrime per Silente, Lupin e Fabio Montale della trilogia di Clodizzo. Fate lacrime, non posso ripensarci, se no mi viene da piangere un'altra volta. Soprattutto Silente, cioè, mi ricordo, non riuscivo a dormire per quella cosa. No, è stato terribile. L'ho riletto mille volte per dire: no, dai, non è vero. Non c'era vero. Che roba brutta. Poi, ma è una gioia neanche dal Corriere, un libro che hai ottenuto dopo tantissimo tempo perché il Corriere o la Posta hanno fatto ritardo oppure perché era irreperibile. Allora, sinceramente non ricordo di aver avuto di questi problemi. In compenso, la Maina Gioia neanche dal Corriere non manca. Non so se vi ricordate, verso gennaio-febbraio, non ricordo. E una mia amica mi aveva spedito un libro, che il libro è Ines e l'Allegria di Almudena Grande, edito da Wanda. Allora, lei me l'aveva spedito, il corriere è arrivato a portarmelo, arrivo lì, sta mezz'ora davanti al cancello, e vabbè, quindi magari preparati prima il pacco, figlio mio. Fatto sta che non trovava il pacco. Allora fa, vabbè, dai, torno più tardi. Va bene, basta che tamla de. Torna più tardi e mi dice che il pacco gliel'hanno rubato. Un mese dopo, no, quindi lui mi ha dato i soldi, ho riordinato il libro, ho preso altre cose. Nel mentre siamo stati lì a parlare, fare e disfare, perché lui voleva comunque vedere da chi era stato preso, vedere di recuperarlo, perché fortunatamente la posta è in fianco a una banca. E quindi praticamente è saltato fuori che no, non gliel'avevano rubato, gli era solo caduto e non se n'era accorto, quindi l'hanno preso in una nella banca, appunto. E praticamente dopo io ho dovuto ridargli i soldi e lui mi ha ridato il pacco dopo un mese. E quindi io adesso gli ho il doppione. Io ho speso soldi che avrei potuto anche non spendere, però non spendere per altre cose. Poi. 7. Ma è una gioia cambio pacco. Quel momento in cui dopo aver aperto il pacco ti rendi conto che il libro è rotto. Allora, vabbè, parlando di libri usati, non mi sembra di aver mai avuto questo problema. Per la verità nemmeno quei nuovi. L'unica cosa che, se forse vogliamo essere pignoli, quando ho aperto ogni giorno di David Levithan c'era un misero strappino sulla copertina, niente di terribilmente drastico, cioè non, a meno che il libro non sia proprio distruttissimo, non mi dà più di tanto fastidio, soprattutto se tipo è sotto o sopra il bordo, perché capisco che magari sballottando può succedere. Certo, girando le balle perché è nuovo, però vabbè, c'è di peggio. L'ultimo, punto 8, ma è una gioia cinematografica. Finalmente hanno deciso di trarre un film da un libro che ami tanto, ma la visione del film rimane tremendamente delusa. Allora, tralasciando il fatto che quando ho guardato il film di Divergent avevo appena finito il libro, ero lì che guardavo il film e dicevo: ma che film è questo? Perché
A me non sembra Divergent. Ma vogliamo parlare di Hunger Games? Il primo volume? Il primo volume, il primo film? Vogliamo parlare del fatto di quando Katniss va e si compra la spilla? Si compra la spilla? Scherziamo? Cioè, quello era un elemento, secondo me, importantissimo nel libro, il modo in cui lo riceve e il significato di quella spilla. E Katniss si compra la spilla? No. No, 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 per me è no. E bon, dopo questa serie di Mina Gioia, torno ai miei Mina Gioia extra libreschi, mettiamola così, e vado a fare un po' di cose, tra cui il prossimo video. Pensavo fosse finita qui, poveri illusi. E niente, ci rivediamo fra poco.